Vi do velocemente le formazioni. L'Inter schiera Zenga, Bergomi e Mandorlini, Baresi, Ferri e Cucchi, Fanna, Tardelli, Altobelli, Bredi e Rumenig. Tutto dunque secondo le previsioni. Nel Real Madrid, oltre a Maceda, la cui assenza era scontata, è venuto a mancare anche Sanchez, l'altro difensore centrale, e pertanto Molovni, allenatore del Real, ha dovuto schierare una formazione d'emergenza. Subito l'Inter che avanti ed è Tardelli che va in gol, subito gol di Tardelli per l'Inter. Non è passato nemmeno un minuto di gioco e meglio di così poteva davvero cominciare questa attesissima sfida. 1-0 per l'Inter. Rivediamo Marco Tardelli col suo sinistro fiondato da centro area sul perfetto, esplode d'entusiasmo naturalmente San Siro. Rivediamo ancora il gol di Tardelli. E davvero è stato un avvio vibrante, speriamo che la serata proceda per il meglio. Per gol anche qui, naturalmente correndo i suoi bravi rischi. Ecco Rumenig che si fa largo da Altobelli, il quale penetra in area di rigore, viene attaccato da Mitchell e termina a terra facendo di proseguire l'arbitro. Tardelli che fa proseguire bene per Altobelli, il quale va via, entra in area di rigore, viene attaccato con buon tempismo stavolta da Camacho, che non rimpallo ancora su Cucchi, lancio in profondità di Juanito per lo scatto di Cendo. Cendo di fronte a Tardelli, calibra il pericoloso traversone, Panna è ben piazzato in area di rigore, dà a Bredi, il quale tocca all'indietro direttamente per Zenga. Che gioca molto arretrato, questo colpo di testa è di Camacho, ora è Gordiglio in possesso di palla, penetra sulla sinistra, effettua il traversone, pericoloso Hugo Sanchez sul fondo. Intanto giocano da difensori centrali Gallego e Camacho. Gordiglio, intanto c'è questa conclusione da fuori con palla che coglie la traversa e termina poi a fondo campo. Il tiro è stato effettuato proprio da quel Mitchell che vi avevamo detto essere un pericolosissimo tiratore da fuori. Vedete la sua sventola, pericolosissima, forse la sfiora Zenga, la palla termina poi sul palo e quindi in angolo, difatti vedete che viene battuto il tiro dalla bandierina, ancora pericolo in area interista, palla Valdano, ancora Mitchell in posizione di ala destra, ecco il suo traversone, Zenga che blocca il pallone insidiosissimo perché è rimbalzato lì davanti. Riceve Rumenig sul quale gioca in marcatura Camacho, dribbling del tedesco, poi cross molto ben calibrato, tenta la deviazione in acrobazia Altobelli e poi c'è il colpo di testa all'indietro di Gallego per il portiere Occiatorena. Colpo di testa di Altobelli, Rumenig e Bredi per Fanna che penetra in area, tira fuori, azione gol dell'Inter. Fanna non ha avuto un felice controllo quando si è deciso a battere di sinistro, non ha inquadrato lo specchio della porta. Vedete Rumenig e Bredi ha un sontuoso passaggio per Fanna che controlla al momento di entrare in area di rigore, poi il suo sinistro sull'uscita di Occiatorena lo presenta in posizione di ala sinistra, ecco il passaggio, su di lui va a chiudere Gallego, il cross di Fanna per Altobelli, ancora Fanna, traversone che colpisce la traversa e termina fuori, ma forse il pallone ha colpito il ferro esterno della porta, aveva cioè già superato la linea di fondo campo. Vedete ancora il cross di Fanna con palla che spiove in effetti sul ferro di sostegno posteriore. Gordiglio verso Valdano, Ferri lo ferma bene, il tocco all'indietro di Tardelli che finisce per favorire Hugo Sanchez, va via Sanchez, ancora Sanchez che effettua il traversone fuori, arriva in corsa e il Rumenig, Camacho naturalmente su di lui, pronto al raddoppio anche Valdano, va sul fondo Rumenig, effettua poi il bellissimo traversone, la palla è per Fanna che la rimette in mezzo e viene Gordiglio ad anticipare millimetricamente Tardelli. Traghegno, Juanito, il cross, Zenga esce bene, Zenga viene attaccato irregolarmente da Valdano, attenzione a Mitchell che si sta smarcando da quest'altra parte, ecco Mitchell che arriva
contro traversone, Zenga blocca con sicurezza, affonda molto sulla fascia destra Michel, giocatore che ha un raggio d'azione ampio. Anche Gordiglio, che è un buon colpitore di testa, in avanti, mette fuori Mandorlini, sulla palla però c'è ancora Michel, ecco il suo controtraversone da due passi, il pallone poi termina fuori, aveva incornato Valdano e sulla palla si è proiettato Hugo Sanchez, che è giunto con un attimo di ritardo. Ecco che rivediamo il tutto, vedete il cross di Michel, il colpo di testa di Valdano, la palla che termina fuori dalla parte opposta. Altobelli e Tardelli che si porta in posizione di ala destra e alla sinistra, ecco il passaggio per Tardelli, limite, tiro, para Ocho Toregna. Arrivato un po' stanco Tardelli dalla sinistra, emotivamente molto validi, risultato sbloccato prestissimo dall'Inter con il gol di Tardelli, Real che poi ha controllato la situazione abbastanza bene, quantunque sia ha dimostrato anche qui a San Siro in questo primo tempo di possedere intelaiatura da gran squadra, non a caso ha letteralmente dominato il campionato spagnolo e non a caso viene additata come una delle più forti formazioni europee in senso assoluto. Del resto vale la pena anche di sottolineare l'ottimo momento generale del... Si gira, incrocia con Rummenigge, ancora Tardelli riconquista la palla, la dà Fan in posizione di ala destra, traversone con Altobelli che giunge con un attimo di ritardo. Avete visto anche dai gesti di Altobelli che il pallone ha avuto un rimbalzo fasullo, probabilmente colpendo la linea. Ora Baresi, Bredi che salta Valdano. Va al traversone, ancora una volta con colpevole ritardo il guardaline alza la bandierina. L'azione era ferma, ma mi pare di poter dire che in effetti i collaboratori del signor Fredrickson hanno una valutazione, forse il fuorigioco non voglio dire che non ci fosse, però sicuramente il guardaline ha alzato la bandierina, intanto questa azione è praticamente nulla perché il tiro di Altobelli è intervenuto in esecuzione del tiro d'angolo. Esce il portiere disturbato da un compagno, non approfittano gli interisti e mette in angolo dalla parte opposta Camacho. Ha di fronte ora Ferri, serie di finte, Gordiglio converge, poi tocca d'esterno, esce Zenga, attaccato irregolarmente da Hugo Sanchez, calcio di punizione per l'Inter, ma ancora il Real ha dimostrato la sua grande pericolosità in queste azioni di contropiede. Tardelli, va Fanna in velocità con Gordiglio. Buono il suo dribbling, buono anche il traversone, Rummenigge, poi sfortunatissima l'Inter in questa occasione, prima Rummenigge e poi Altobelli non trovano il tempo per la deviazione vincente da due passi sul gran lavoro prodotto da Fanna. Vedete Fanna che va via benissimo a Gordiglio, effetto il traversone, non ci arriva Rummenigge, ci arriva Altobelli che schiaccia a terra, il pallone si impenna, supera la... Il lancio di Ferri a cercare Altobelli, sul quale gioca sempre Salghero, gran lavoro di Altobelli, poi il suo traversone in mezzo, esce il portiere, Rummenigge, porta vuota e gol, ancora Tardelli probabilmente ha toccato per ultimo, raddoppio dell'Inter, siamo all'ottavo del secondo tempo, rivediamo. Vedete l'uscita avventurosa, la grande elevazione di Rummenigge che anticipa due avversari, il pallone che spiove in mezzo, si butta a corpo morto, Tardelli che anticipa a sua volta due avversari, gol ancora di Tardelli. 2-0 all'ottavo del secondo tempo. Grande comunque l'apporto in questa azione di Rummenigge che si è arrampicato in cielo per colpire il pallone di testa evitando anche l'uscita di Ocho Torena. Siamo ora sul 2-0 a favore dell'Inter. Contrario Bredi tra due avversari, poi un rimpallo, attenzione un altro rimpallo, Michel, il tocco d'esterno, pericolo ancora, tiro e palla sul fondo effettuato da Martin Vasquez, il nuovo entrato. Stavolta l'Inter non è stata impeccabile. L'arbitro dice che deve retrocedere. Attenzione. Parte Salghero, finta, tira Sanchez, alto. Martin Vasquez. Sempre Martin Vasquez,
cerca la soluzione personale, va alla conclusione, il pallone fuori, è una sventola però pericolosissima. Valdano d'esterno per Martin Vasquez che calibra il traversone, attenzione, c'è Mitchell, Fanna su di lui, saltato, sempre Mitchell che cerca di farsi largo, poi tenta un suggerimento per Gordiglio che non... Butragueño per Mitchell. Mitchell in profondità per Sanchez, tiro fuori, guizzo perentorio velocissimo di Hugo Sanchez. Era anche Altobelli nella sua area di rigore. Ecco la battuta molto lunga, Zenga che esce, Valdano che colpisce il pallone, il quale termina a fondo campo. Stavolta Zenga non aveva scelto bene il tempo per l'uscita. Mitchell che lancia per Cendo, sul quale gioca in copertura Cucchi. Tentativo di cross, va in take, è scivolato, Cucchi, c'è angolo. Dalla bandierina Mitchell. Suona l'allarme in area interista. Molovny. Ancora da due passi, quelli del Real vanno in gol purtroppo stavolta. L'Inter non è riuscita a evitare questo gol di Valdano al 42esimo del secondo tempo, gol di Valdano. Rivediamo il tutto, c'è il tiro della bandierina. Vedete, saltano in parecchi, c'è una serie di rimpalli, arriva Valdano, lascia partire il suo sinistro sul quale Zenga nulla può. Siamo sul 2-1, che è pur sempre risultato favorevole all'Inter, ma è un vero peccato che gli interisti non abbiano saputo trovare le energie per evitare di subire questo gol che potrebbe risultare decisivo nella sfida di ritorno al Santiago Bernabeu. Anche perché il Real ha confermato questa sera, pur avendo subito due gol, di costituire complesso temibilissimo quando riesce a mantenere l'iniziativa. Altobelli, Rummenigge ha il problema di girarsi, Salghero, pallonetto di Salghero e clamoroso autogol, Salghero beffa Ocho Torena e riporta l'Inter sul 3-1. Salghero, emozioni a non finire, 3-1, bene, 43esimo del secondo tempo, clamoroso autogol di Salghero, rivediamo il tutto, c'è Rummenigge che cerca di disimpegnarsi, Salghero che tocca all'indietro, Ocho Torena a farfalle, palla in fondo al sacco, Inter 3, Real 1. Una partita veramente ricca di emozioni, una serata da non dimenticare qui a San Siro. Intanto c'è Camacho. Ora Gallego, ancora Camacho che batte in profondità per il colpo di testa di Valdano che trova Mitchell, ancora verso Valdano, Mandorlini lo ferma, chiede la collaborazione di Ferri, l'impostazione su Altobelli, al 45esimo fischia Fredriksson, l'arbitro svedese finisce allo stadio Meazza sul 3-1 per l'Inter, una partita ricca di emozioni che l'Inter vince con due gol di scarto.